Ciao gente, io sono Fifax e benvenuti in questo nuovo video di Forza Horizon 3. Ricomincia la serie, ricomincia la stagione. Iniziamo subito con questa bellissima Ford Mustang di Ken Block. Come vedete è fantastica, guardate gli scarichi qui. Comunque di oggi non andremo a parlare di quest'auto, ma finalmente andremo a fare qualche gara online. Quindi ci vediamo nella sessione e speriamo che vada tutto per il verso giusto. Buongiorno, come va? Tutto bene? Allora, abbiamo delle gare soltanto di asfalto, quindi andiamo subito a scegliere l'auto più adatta, che secondo me può essere la nostra 370Z. Eccola qui. Però per variare vorrei prendere invece la Ferrari. Vai, andiamo con questo Ferrarino bello modificato. Praticamente le sessioni online si basano sul fatto che ci sono 4 gare che andremo a fare insieme, che compongono un campionato. Una volta che abbiamo finito le 4 gare ci daranno un punteggio e saremo primi, secondi, terzi, eccetera eccetera. Il problema è che dovremo anche guadagnare punti esperienza guidando verso gli eventi. Quindi è una cosa molto importante sia tenere una buona posizione nelle 4 gare che prendere tutti i punti mentre si sta andando verso la gara. Ovviamente io ho perso tutti i punti, tanto per far già male questo campionato. D'altro, ho avuto la fortuna di trovare un campionato che stesse per iniziare invece di entrare in una metà. Quindi raggiungiamo la destinazione. Ok, come vedete per ora siamo primi, ma non aspettatevi molto, anche perché stanno arrivando anche gli altri. Il bello verrà adesso. Eccoci qui, questa è una gara a squadre. Io faccio parte della squadra rossa e dobbiamo battere la squadra blu. Speriamo di fare un buon punteggio. Ok, siamo terzi in partenza. Si parte, attenzione, abbiamo un rosso che ci supera subito, ma tanto è della nostra stessa squadra. Arriva anche un blu, dobbiamo fare attenzione perché questi menano, me la sento. Guardate che qui abbiamo anche i blu. Sto spingendo a tavoletta con il nostro Ferrarino, spero di aver fatto una buona scelta. Vediamo di non farci cappottare, perché potrebbe essere una situazione assai complicata altrimenti. Ok, passiamo così. Che fine aveva fatto quello con la mega BMW? È andato per fratte. Ok, vedete che qui abbiamo un piccolo vantaggio. Ok, non facciamoci stringere da questo perché potrebbe essere un problema. Oddio, che sta succedendo? I believe I can fly. Cosa è successo? Aiuto! Si sta laggando tutto, mi sta laggando tutto. Ok, ok, riprendiamo. Mi suona il clacson, mi suonava pure noi il clacson da treno e continuiamo. Speriamo di non farci distruggere. Ok, piccola spinta, grazie. Sono terzo in classifica per ora. Ho fatto bene a dire per ora, perché mi risupera questo qui. Diciamo che non sta molto simpatico. Ok, testa coda, noi lo superiamo così. Vediamo di dargli un po' di distanza, così almeno possiamo evitare di farci spingere di nuovo. Ok, piccolo rettilineo, andiamo avanti. Siamo i primi tre, sono tutti e tre rossi, quindi è un buon auspicio. Vediamo anche di scalare tra le prime tre posizioni dei nostri amici. Perfetto, rettilineo finale. Purtroppo non credo di riuscire a prendere un'altra posizione, ma comunque abbiamo il gradino del podio e abbiamo praticamente vinto contro i blu. Quindi per la prima gara diciamo che è stata molto emozionante e molto divertente anche, direi. E noi ci vediamo subito alla prossima gara. Rieccoci nella seconda gara. Per ora sono sempre in terza posizione nella classifica principale. Come vedete questa è un'altra gara a squadre, stavolta sono dei blu, quindi vediamo di riuscire a fare una gara decente anche adesso. Ok, evitiamo di farci spintonare troppo da questi camion enormi che ci passano addosso. Ok, andiamo così stretti in modo che possiamo evitare di farci spintonare troppo. Passiamo così, ok, c'è qualcuno che si è connesso con la voce, cosa molto brutta perché mi toccherà anche... Ok, stavo dicendo, mi toccherà anche silenziarlo. Comunque avete visto che bug quel muretto. Cerchiamo di scalare di nuovo le posizioni. Mannaggia, questi che mettono l'audio. Tra l'altro ho pure saltato il checkpoint. Questa gara mi sa che non è andata molto bene. Dai, ripartiamo così. Vediamo, magari ci sarà un mega incidente. Comunque stiamo vincendo, eh. La squadra blu sta vincendo, cosa molto interessante. Ok, vedete che li stiamo subito riprendendo.
nella sessione purtroppo va così, ci deve essere sempre qualcuno che spinge apposta gli altri giocatori per il gusto di vincere lui. Comunque adesso lo andremo a massacrare, sempre se ci riusciamo, sempre se non è primo. Andiamo così, ok, uno si è sfragnato contro il muretto ma è sparito completamente a caso. E tra l'altro ho recuperato due posizioni completamente a caso. Buono, buono, non mi lamento, continuiamo così. Tra l'altro vi voglio fare una domanda, cioè se volete una nuova serie riguardo Need for Speed, ditemi in questo sondaggio che apparirà in questo preciso istante se vi piace l'idea. Adesso concentriamoci però, perché questi non scherzano, guarda che ha lanciato via il lampione. Ok, facciamo, evitiamo di fare brutta fine, lo sorpassiamo all'interno. Questo ha avuto un cattivo rapporto con noi nella gara precedente, quindi evitiamo di farci distruggere alla curva. Ok, questo va in derapata, lo usiamo come scudo contro quell'altro e continuiamo a scalare la classifica. Guardate che recupero che ho fatto da ultima posizione, non mi lamento, anche perché stiamo pure vincendo. Vediamo di non farci distruggere. Ok, vai così, non oso pensare che cosa succedeva se passavo con la traiettoria giusta. Penso che mi avrebbero sparato via a palla di cannone contro la cabina telefonica. Ok, gli altri dietro sono spariti. Comunque la gara si sta già concludendo. E niente, questa gara è andata un po' male. Comunque abbiamo vinto con la squadra. Ok, respiri strani. E noi ci vediamo nella terza e penultima gara. Siamo riusciti a salire di almeno una posizione. Guardate invece chi c'è in ottava posizione. Ecco, ci hanno superato, mannaggia. Comunque se avete visto la mia name tag, ancora quella del canale, come si chiamava una volta, perché l'ho cambiata diciamo un po' troppe volte e adesso dovrei pagare in teoria. Non facciamo come fa l'ottavo in classifica. Questa volta è una gara tutti contro tutti e qui ci sarà da vedere come sarà la sfida. Abbiamo e io pago qua davanti, eccolo lì. Tra l'altro quella stellina che avete visto indica che è il livello massimo, che è il livello 1000. Quindi oddio, complimenti e tu paghi. Non facciamo inquietare troppo questo tizio qua davanti, qua dietro, perché potrebbe essere un problema alla prima curva che cui devo frenare. Quindi vediamo un attimo di stare attenti e di liberarci soprattutto da questo, perché non mi sembra che sia una persona molto leale. Ok, prendiamo il checkpoint e vediamo di fare come nella seconda gara. Ok, forse ho frenato un po' troppo poco. Ce l'abbiamo alle costole, non ci lascia nemmeno di un centimetro. Scusate se guardo un po' troppo dietro, ma devo stare attento a queste persone. Purtroppo l'online di questi giochi è fatto così. Comunque poteva andare molto peggio. Abbiamo il primo che ha messo il NOS. Non so come cavolo faccia a stare già lì. Comunque non facciamoci domande e creiamoci risposte, perché qui dobbiamo cercare di trovare un modo per evitare la collisione con questa bellissima persona che ci troviamo già qui dietro. E vediamo un po' di trovare qualche modo. Ok, lo facciamo passare così. Vedete che cosa succede se uno manca il bersaglio che vuole prendere. Adesso sarà più incavolato che mai, quindi dobbiamo assolutamente scappare da lui. Ok, abbiamo l'ultimo, se si può dire, rettilineo. Andiamo sempre così, ho le mani che sudano. Guardate come ci ha recuperato. Adesso evitiamo di fare cose stupide nell'ultima curva. Andiamo via così e concludiamo sbeffeggiandolo così, tiè. Ok, questo è un momento di tensione perché sono riuscito ad arrivare primo in classifica principale. Soltanto che avremo molta sfortuna visto che partiamo in una posizione abbastanza sfavorevole. Vediamo se riusciamo a fare questa gara decente. Guardate, e io pago lì dietro. Ok, abbiamo la Lancer famosa che abbiamo triggerato prima qui davanti. Quindi vediamo di non farci distruggere in questa ultima gara, che potrebbe essere decisiva, anzi lo è. Quell'altro mi ha dato una spinta in avanti eccezionale. Tagliamo visto che mi hanno costretto. Ok, ti faccio passare, ma la prossima volta non sarai così fortunato. Anche se perdo aderenza, non so per quale motivo io abbia perso aderenza in quel punto della gara. Saranno le ruote consumate troppo. Comunque sono rimasto molto indietro, senza nemmeno che fosse successo qualcosa. Comunque andiamo così in avanti e proviamo a fare in questo modo. Ok, tagliamo, dai. E poi non abbiamo tagliato, sono loro che vanno larghi. Ok,
Abbiamo la Lancer lì davanti. Vediamo di farci passare. Di non farci passare, scusate. Cosa ho detto prima? Non so perché. Comunque qui perde aderenza. Non so il motivo preciso. Forse leggermente in salita. Comunque vedete che, diciamo, queste persone non sono molto calme in queste situazioni. Allora, vediamo un po'. Questo qui prima stava cercando di girarci. Di rigirarci. Ok, ok. Tagli tutto così. Ebbene. Mannaggia, mi ha preso. E noi lo facciamo andare avanti. Se andavo un millimetro più indietro ero distrutto da quell'auto che stava arrivando. Comunque credo che non ci sia verso di superare questo senza uscirne sconfitti. Ok, qui freno un po' prima perché so che potrebbe andare a finire male. Vediamo. No, non mi butti verso l'albero. Ci hai provato ma non ci sei riuscito. A me basta concludere la gara in questo modo. E non c'è stato niente da fare. Dopo questa gente... Oh, zitto, zitto. Che stai dicendo? Basta. Ok, siamo arrivati comunque quinti. Siamo partiti come siamo arrivati praticamente. E niente, questa era l'ultima gara. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Adesso abbiamo da vedere la classifica. Vediamo un po' come ci siamo piazzati. Speriamo almeno nel podio. Ok, piccolo momento di tensione, ma io aspetto. Ok, siamo arrivati secondi. Questa cosa mi ha stupito un po', visto che siamo arrivati comunque in una posizione molto bassa. Però come vedete siamo arrivati secondi per veramente pochissimi punti rispetto al terzo. Tra l'altro il terzo, guardate un po' chi è, proprio quello con la Lancer. Complimenti per esserti fatto sconfiggere da me senza nemmeno che io ti sia venuto addosso. Ok, mi sto prendendo la rivincita contro tutti della sessione. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video.